dopo mezzogiorno, buon giovedì mattina dagli studi di TG 2000, subito i nostri titoli. A Torino, nella notte, i migranti che occupano le palazzine dell'ex villaggio olimpico insorgono contro gli attacchi sferrati nei loro confronti. Nella notte sulle coste siciliane sbarcano oltre 600 persone, 95 i bambini. Terremoto, sono 3 mesi esatti dalla scossa delle 3:36 con epicentro accumuli che il 24 agosto scorso uccise 299 persone. Ad Amatrice nel pomeriggio il ricordo delle vittime. Papa Francesco a Santa Marta, la corruzione è una bestemmia, per i corrotti non c'è Dio ma solo il Dio denaro, il Dio sfruttamento. E dunque, in apertura, andiamo a Torino, dove nella notte e poi anche stamattina in strada è esplosa la violenza. Sono stati lanciati petardi e bombe carta contro le palazzine dell'ex villaggio olimpico occupate da circa 1000 migranti, migranti che si sono ribellati. Vediamo com'è la situazione adesso nel capoluogo piemontese. È tornata la calma nelle palazzine dell'ex villaggio olimpico di Torino, occupate da 1500 immigrati dopo una notte di tensione. È successo tutto tra le 23 e mezzanotte, quando nelle vicinanze sono scoppiate 3 bombe carta che hanno causato la reazione degli immigrati scesi in strada al grido di italiani razzisti. Una delle ipotesi è che il gesto sia stata una vendetta di alcuni ultras del Torino e di gruppi di estrema destra per un episodio avvenuto pochi giorni fa vicino alla sede dei sostenitori Granata. L'area dell'ex MOI è occupata ormai da 3 anni e dello sgombero si è parlato recentemente in consiglio comunale. Una decisione che accomuna la sindaca Chiara Appendino e l'ex sindaco Piero Fassino. Sembra che in qualche modo la città si stia orientando invece a partire da una palazzina piuttosto che da tutte e quattro e quindi iniziare un percorso di accompagnamento per un gruppo che potrebbe essere di circa 300 persone rispetto ai 1500. Il rischio di avere delle strutture che per anni continuano ad essere in una situazione di non gestione o non governo, ma senza una prospettiva per le persone. Da un punto di vista nazionale bisognerebbe prevedere un sistema che non solo accolga nel momento in cui questi arrivano fino all'esito della commissione, ma poi davvero sia in grado di dare una continuità. In queste ore al porto di Catania sono sbarcate 641 persone, delle 1397 salvate nelle ultime 48 ore nel Mediterraneo, 495 uomini, 146 donne e ben 95 bambini e adolescenti, di cui 85 non accompagnati. Stiamo vedendo le immagini di questa mattina. I migranti sono stati trasferiti a bordo della nave Aquarius, dalla nave 18 della Guardia Costiera, a bordo della quale invece sono rimaste 8 salme. Veniamo all'allarme maltempo in Liguria, in Piemonte, in provincia di Cuneo. Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato l'esondazione del fiume Tanaro. Queste le immagini, allagato il centro storico di Garessio, lo vedete appunto, mentre a Mondovì sono state evacuate le scuole. In Liguria è allerta rossa da Ponente a Levante, in particolare nel Savonese 10 famiglie sono state sfollate a scopo precauzionale a causa della piena di alcuni torrenti. Cambiamo argomento. 3 mesi fa la devastazione ad Amatrice, accumuli, Pescara, Arquata del Tronto. Il terremoto uccise 299 persone, furono solo le prime scosse di una lunga scia proseguita fino a pochi giorni fa. In quelle terre per noi c'è in diretta Luigi Ferraiuolo. Luigi, a te dove ti trovi di preciso? Mi trovo, buongiorno a voi che siete in studio, buongiorno Barbara, mi trovo nel centro di Amatrice. Dietro di me potete vedere il complesso scolastico della scuola Romolo Capranica, asilo elementari e scuola media, che fu distrutto dal terremoto del 24 agosto, come dicevi tu, che ha distrutto, che ha raso al suolo Amatrice, e poi con l'opera di distruzione, perché il terremoto ancora non è terminato. Giusto ieri sera c'è stata una scossa del 3,8 di magnitudo, con epicentro sempre ad accumuli, quindi la gente del posto vuole rivivere, vuole rinascere, ma nello stesso tempo convive con la paura. Proprio questo terremoto ha segnato un... tu hai
raccontato la cifra incredibile dei morti, 299. Nelle prime ore del sisma si pensava non dovesse essere un terremoto pesante, un terremoto tragico. Invece ha messo insieme tra la scossa del 24 agosto e quelle dello scorso 26 e 30 ottobre ben 302 vittime, 299 nella zona del cratere per il 24 agosto e ben 3 indirette per il 26 e 30 ottobre. Questo pomeriggio ad Accumoli, noi siamo qui anche per raccontare la rinascita, Amatrice inaugura un centro comunitario, è il primo centro comunitario del centro del Reatino, un centro voluto dalla Caritas diocesana e che praticamente segna il momento da cui ricominciare a costruire. E insieme con l'inaugurazione del centro ci sarà una santa messa presieduta da Monsignor Domenico Pompili che ricorderà le vittime del terremoto. Grazie allora, grazie a te Luigi Ferraiuolo, buon lavoro, naturalmente ci risentiremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale per raccontarci appunto la cerimonia di questo pomeriggio. Noi passiamo adesso alla politica, Renzi ha colloquio con Mattarella che invita a moderare i toni sul referendum costituzionale, ma in queste ore al centro del dibattito c'è l'inchiesta sulle firme false del Movimento 5 Stelle per le regionali 2014 a Palermo e Bologna e anche il caso De Luca. Facciamo allora il punto su tutto con Augusto Cantelli. Sul voto decide Mattarella nell'infuocato scontro sul referendum e sul dopo. Il premier Renzi prova a fare un po' di chiarezza sull'immediato ritorno alle urne nel caso di una vittoria del no, come aveva paventato il suo vice al Nazareno Guerini. Torneremo a dialogare invece su riforme costituzionali e legge elettorale e l'invito di Berlusconi al premier, valido soltanto nel caso di un successo del no. Ma il confronto resta senza esclusione di colpi e si allarga a macchia d'olio tra lo scandalo delle firme false del Movimento 5 Stelle al rischio brogli sul voto degli italiani all'estero, fino all'intervento del presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, che chiede alla Procura di Napoli le carte sul governatore campano De Luca per voto di scambio in seguito a presunte pressioni fatte ad alcuni sindaci ad impegnarsi per il sì al referendum. Presidente della regione Campania che resta al centro anche delle polemiche che accompagnano l'esame della manovra in commissione bilancio alla Camera. Domani forse l'approda in aula dopo il via libera all'emendamento che permette ai governatori di diventare commissari della sanità. Le opposizioni insorgono e anche in questo caso intravedono un sostegno indiretto alla campagna per il sì. Cambiamo argomento, la legge dopo di noi che garantisce assistenza alle persone con disabilità gravi e prive del sostegno familiare diventa operativa con la firma ieri sera del decreto attuativo. Marco Bergamaschi. Diventa operativa la legge dopo di noi per garantire assistenza alle persone con disabilità gravi e rimaste prive del sostegno familiare. La notizia è arrivata ieri sera con un comunicato congiunto dei tre ministri coinvolti, il lavoro, salute ed economia, che hanno firmato il decreto attuativo del testo. Un provvedimento a lungo atteso dai familiari dei disabili, che fissa i requisiti per accedere alle prestazioni a carico dell'apposito fondo istituito e stabilisce la ripartizione tra le regioni delle risorse per il 2016, pari a 90 milioni di euro. 15 milioni ad esempio andranno alla Lombardia, 9 rispettivamente alle regioni Campania e Lazio, oltre 7 alla Sicilia e al Veneto. La legge è entrata in vigore il 25 giugno, ma con alcune lacune ora colmate, prevede più case famiglia, meno istituti, un maggior peso alla volontà della persona disabile, detrazioni fiscali e uno stanziamento apposito. Obiettivo: garantire benessere, inclusione sociale e autonomia alle persone con disabilità grave rimaste senza i genitori oppure quando i familiari non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno. La legge prevede prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale, con agevolazioni per polizze assicurative, esenzioni di imposta, successioni e donazioni per trasferimenti di beni e diritti reali, se destinati alla tutela delle persone con disabilità grave. Parliamo adesso di lavoro, anzi di chi un lavoro non ce l'ha, perché secondo l'INPS nel 2015 c'è stato un aumento di chi ha beneficiato dei sussidi di disoccupazione per precari, mentre è in arrivo per oltre 30.000 disoccupati il cosiddetto assegno di ricollocazione previsto dal Jobs Act. Di che si tratta? Sentiamo Giorgio Schiavoni. I beneficiari di sussidi di disoccupazione per i precari nel 2015 sono stati 1.671.000, con un aumento del 6,9%, cioè 115.000 persone in più.
rispetto all'anno precedente, il 2014. Lo rileva l'INPS nell'osservatorio sulle politiche occupazionali, spiegando che l'incremento può essere giustificato dal fatto che la recente introduzione di una nuova tipologia di sussidio coinvolge una platea più ampia di persone. I sussidi di disoccupazione, insomma, aiutano più precari in difficoltà. E un INPS ancora più efficace nell'assistere i senza lavoro dovrebbe uscire fuori dalle dimissioni del direttore generale Cioffi, che si opponeva alla riforma della dirigenza voluta dal presidente Tito Boeri, economista e personalità brillante al di fuori dei tipici schemi della burocrazia italiana. Chiuso il capitolo INPS, ma rimanendo sempre in tema di disoccupazione, veniamo all'ultima pagina del Jobs Act. Tra pochi giorni parte una nuova misura prevista dalla riforma del mercato del lavoro targata Renzi, l'assegno di ricollocazione, che aiuterà in questa prima fase sperimentale 30.000 disoccupati, estratti a sorte tra chi riceve la NASPI da almeno 4 mesi, a reinserirsi nel mondo del lavoro, e prevede anche l'assegnazione di un tutor. Il voucher di importo figurativo, compreso fra 1.000 e 5.000 euro, tanto più alto quanto maggiori sono le difficoltà da superare per il disoccupato, potrà essere speso nei centri per l'impiego pubblici e privati per corsi di formazione, test e consulenze rigorosamente finalizzati alla ricerca di un lavoro. Cambiamo argomento. Dopo i casi di meningite in Toscana si torna a parlare di vaccini obbligatori, sì o no? I pareri si dividono. Alessandra Camarca ne ha parlato con Alberto Vitali, responsabile di pediatria del Bambin Gesù. Lo sentiamo. Allora, c'è una recrudescenza della meningite e nello stesso tempo un pregiudizio verso i vaccini. Qual è la situazione? La situazione è che il vaccino è l'unica arma di cui disponiamo per combattere la meningite, come è dimostrato dai recenti fatti anche toscani, e la diffidenza verso le vaccinazioni fortunatamente sta diminuendo, e questo grazie anche all'impegno dell'informazione, ma anche per esempio all'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco, però ci sono tanti genitori che hanno paura. Questa paura come la spiegate? Ma è dovuta alla disinformazione, al fatto che spesso i genitori si rivolgono a delle fonti informative che non sono quelle giuste, e quindi è molto importante che ci si informi correttamente su da dove vengono prese le informazioni o ci si rivolga a dei siti qualificati, tra questi ci sono quelli istituzionali del Ministero della Salute, della Società Italiana di Pediatria, o anche un sito molto molto frequentato che è quello che si chiama Vaccinarsi. Quali sono i rischi che si corrono non facendo il vaccino contro il meningococco? Fortunatamente la meningite non è una malattia frequentissima, purtroppo però quando colpisce fa molto molto male, e quindi il rischio è di morire o di avere degli esiti permanenti. Ancora oggi nel 2016 un bambino su 10 colpito da meningite muore, 3 bambini su 10 hanno esiti permanenti gravi. Bebe Vio, la famosa schermitrice campionessa parolimpica, è una ragazza che è stata colpita dalla meningite e i segni li porta tutti sul suo corpo. Il nostro saluto a Vittorio Sermonti, il grande scrittore, regista, attore, esperto di Dante, scomparso a 87 anni. Pochi giorni fa l'ultimo tweet: mi prendo un po' di riposo, lo ricordiamo, con Pierluigi Vito. Nel mezzo del cammin di nostra vita. La voce di Vittorio Sermonti che legge la Divina Commedia. Da qui, dal primo canto dell'inferno trasmesso da Radio Rai, iniziò un cammino che ha segnato uno spartiacque per la cultura popolare, la riscoperta di Dante Alighieri in tutta la sua potenza e contemporaneità. Sermonti impiegò 5 anni, dal 1987 al 92, per completare l'opera. Non solo la lettura, ma un approccio nuovo che superasse le stantie antologie scolastiche, lui che da insegnante le conosceva bene. Devo ancora capire l'abitudine di spiegare l'espressione andavant forte, che 2 volte figura in Purgatorio, traducendola in nota procedevamo sollecitamente. E ciò abuso di studenti che di norma, per dire costui procede sollecitamente, dicono quello va forte. Nei suoi commenti si svelava la lineare complessità della scrittura dantesca, senza mai indulgere in dotte lucubrazioni, ma andando al cuore dell'ascito poetico, a cominciare dalla proclamazione. Questa lingua poetica, animata com'è dall'energia vocale delle parlate di quasi tutta la penisola, reclama l'esecuzione. Da chi la legge pretende che si metta in gioco, che le presti lo strano strumento della propria voce.
e poi le traduzioni dal latino di Ovidio e Virgilio, le radiofoniche interviste impossibili a Giulio Cesare e Vittorio Emanuele II e la narrativa con il romanzo Se avessero è arrivato in finale all'ultimo premio Strega, il racconto di Se ragazzo come spunto per riflettere sul tempo dell'esistenza e dei suoi snodi, arrivati al termine ieri sera nella sua Roma, dopo 87 anni di vita e di pagine. Parliamo di Papa Francesco. La Civiltà Cattolica ha pubblicato poco fa in forma integrale il colloquio del 24 ottobre scorso di Bergoglio con i gesuiti riuniti nella loro 36esima congregazione generale. Il pontefice è tornato sul tema della Chiesa povera, ha ricordato che per il fondatore dei gesuiti la povertà è madre e muro, la povertà genera e madre, ha detto Francesco, genera vita spirituale, vita di santità ed è muro, difende. Quanti disastri ecclesiali, ha aggiunto Francesco, sono cominciati per mancanza di povertà. Veniamo all'omelia del mattino di Papa Francesco a Santa Marta. La corruzione è una bestemmia, queste le parole di Bergoglio. Per i corrotti non c'è Dio, ma solo il Dio denaro, il Dio benessere, il Dio sfruttamento. Così il pontefice, che nella meditazione è partito dalla lettura dell'Apocalisse sulle tre voci. E noi siamo al momento di Terza Pagina. Abbiamo incontrato in Sicilia lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, noto per la storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. E lo ascoltiamo insieme. Vi ricordo che TG2000 torna alle 18:30 dopo il Santo Rosario. Buona visione.